Che figurino! Va bene, basta, puoi respirare. Puoi fare un sacco di foto eccezionali anche senza uscire di casa. Hanno tutti delle foto fichissime. Voglio anch'io tutti quei follower. Ma mi serve una foto veramente spettacolare. Le mie sembrano proprio fatte in casa. Aspetta un attimo. Mi posso fare uno studio fotografico a casa. Mi serve solo un lenzuolo e il mio armadio. Ed ecco fatto lo sfondo. Ora devo solo mettermi in posa. Ed è come se avessi dei fotografi professionisti in casa. Questa luce che entra dalla finestra crea delle bellissime ombre. Forse posso ricreare quell'effetto per una foto. Metti delle strisce di nastro oscuranti su una lampada, accendila e puntala sul tuo sfondo. Ora sembra che il sole entri attraverso le persiane, anche in una giornata nuvolosa. Spettacolo! Cos'altro posso fare con questa lampada? Togli via le strisce di nastro dalla lampada. Fai spazio per il tuo set fotografico. Leviamo questa roba! Punta la lampada sul muro. Mettiti i vestiti molto attillati e mettiti davanti alla luce per creare l'ombra sul muro. Non ti piace l'ombra? Troppo sgraziata! Nessun problema, puoi usare la pellicola per assottigliare tutto. Mettitela addosso, tanto non si vedrà in foto. Scatto perfetto, ora puoi rilassarti. Che fatica respirare con questa roba! Nessuna idea per le foto? Ah, Cristi mi guarda dritta dal telefono! E se mi trasformassi in lei? Zoom la faccia e metto il telefono davanti alla mia testa. Nella foto così sembra che io abbia la faccia di Cristi. Anche Cristi vuole fare degli esperimenti col viso. Le è venuta una strana idea. Devo ingrandire una mia foto e poi stamparla. È stato alquanto veloce. Ora ritaglio un occhio e la bocca e me lo incollo in faccia. Wow, guarda che effetto! Sembra un Picasso! È come un fotoritocco fai da te. E per ingrandire le labbra e occhi senza chirurgia plastica. L'unico inconveniente è tirare via lo scotch dopo. Mi serve un'altra idea per una foto. Ma certo, è appesa proprio dietro di me. Questo bel colore arancione mi ispira proprio. Vediamo cosa ha qui dentro. Devo trovare tutti i capi arancioni che ho dentro l'armadio. Eccolo, un bel top arancione. Devo scegliere una bella parete vuota come sfondo. Questo può stare giù per il momento. Accendi l'autoscatto e lancia tutti i vestiti in aria. Posa al volo mentre i vestiti stanno ricadendo. Prova anche più di una volta. E avrai delle foto super colorate. Voglio farmi una foto tutta di un colore. Questo tappetino grigio starà benissimo con la mia tazza rosa. Mi devo cambiare. Una bella maglia rosa è perfetta. Poggia il telefono sul bordo del tavolo. Altri vestiti rosa per terra. È uno scatto orizzontale. Ora fai partire il timer in modalità ritratto e posa con la tua tazza rosa. Perfetto! 50 sfumature di rosa. La rossa ha pensato ad un altro trucchetto. Che fantasia! Metti una tazza sul tavolo. Mettila bene in posizione. Riempiti la bocca di acqua e fai sembrare di essere inzuppata. Metti in primo piano la tazza e la modella sullo sfondo. Così sembra che la rossa sia appena uscita dalla tazza tutta fradicia. Cristi vuole farsi un sorso di cola, ma la gravità gioca brutti scherzi. La bibita proprio non vuole entrare in bocca. Ma che succede? Il mondo di Cristi si è capovolto? Niente affatto. Cristi ha rigirato la stanza solo per fare una foto. Ha capovolto il tavolo e ci ha fissato le cose sopra. Certo, ora le fa male la schiena, ma almeno ora ha delle foto fantastiche che sfidano le leggi della natura. La rossa non smette di creare ancora arte. Vuole usare la sua faccia come una tela per una meravigliosa foto. Altro che attacco d'arte! Disegna una linea dalla tempia alla mandibola. Poi ripassa intorno alle labbra.
cerchia un occhio e allunga la linea verso la tempia. Un capolavoro alla Picasso, una linea ininterrotta, meglio del tuo filtro Instagram. Questa foto sarà sicuro quella con più like ad una mostra d'arte. Christy sta scoprendo la sua vena artistica. Si sta facendo un selfie davanti al suo dipinto. Ops, si è dipinta per sbaglio. Aspetta, può farlo diventare qualcos'altro. Metti uno strato di colore sulla palma della mano e metti la mano sulla faccia in modo da lasciare un'impronta. Non male, una foto spettacolare con un interessante sottotesto. Fate parlare la mia arte per me. Cerchi ispirazione nel guardaroba? Guarda dalla parte degli uomini. Il tuo ragazzo, fratello o anche tuo padre può avere una camicia che ti può essere utile. Perfetto, prendi anche un asciugamano. Indossa la camicia, arrotola l'asciugamano in testa. Ora sembri più comoda e intima. Ora siediti sul letto con intorno cuscini e coperte. Ah, ho dimenticato il libro e il succo di arancia. Hashtag My Sweet Morning. Oddio, che scomodità! Meno male che non devo stare così tutte le mattine. Giusto qualche minuto per un paio di belle foto. Ora posso rilassarmi. La mia amica ha postato una foto intima carina da casa. Io posso fare di meglio. Farò delle foto da centro benessere. Invece di una maschera facciale costosa che non ho, mi metterò sul viso della crema rosa e i brillantini. Questo sarà il trucco per il mio scatto. Una tazza di caffè caldo e un sorriso rilassato. Sembro così calma e rilassata nella foto, ma tenere quella posa è proprio estenuante. Perché Christy sta ordinando del pluriball? Per un'altra idea fotografica! Srotolatela! Strappate il pluriball e fate un piccolo buco. Fate una posa, ma che sia fashion! Ed ora avete un nuovo outfit. Il risultato è uno scatto inusuale che farà invidia anche a Lady Gaga. Ho un'altra idea. Mi serve solo uno specchio su un treppiede. Per prima cosa decora il ripiano della cassettiera, o con una pianta, o una statuetta, o un tablet. Ora guarda nello specchio e scatta la foto. Ecco uno scatto super estetico per il mio Instagram. Mentre sto preparando la cena, la Rossa è impegnata a fare altre foto. Che posso cucinare? Ah, ecco un'idea! Posso usare il mixer come porta cellulare. Mi serve solo molto scotch. Lega il telefono al mixer. Fai un bel po' di giri per fissarlo. Ora possiamo partire con l'esperimento. Parte il timer e... il mixer! Foto centrifuga! Presto spegnilo, prima che il telefono voli via. Ha funzionato. Vediamo. Mi è venuto un bel selfie con lo sfondo rotante. Lo chiamerò il filtro mixer. Una foto con un libro è sempre una bella idea. Dopotutto i libri sono sempre un simbolo di saggezza e cultura. Devi solo trovare la giusta angolazione per te e per il libro. No, niente di speciale. E se non usassi solo un libro? Potrei fare una foto con tutta quanta la libreria. Metti i libri aperti sul pavimento. Ora tuffati a capofitto nel mondo della letteratura. Non è abbastanza? Aggiungi delle luci allegre e diventa l'eroe della tua storia. Una nuova moda è scattare foto direttamente a letto. Farò vedere al mondo cosa sta facendo addirittura prima di alzarmi la mattina. È difficile! Chi avrebbe pensato che per una foto a letto ci volessero tutti questi sforzi? Vuoi trasformare la tua casa in uno studio fotografico? Avrai bisogno di un softbox. È molto facile prepararsene uno da soli. Disegna un trapezio su un cartone rigido. La base è di 50 cm. L'altezza di 30 e il lato corto di 15 cm. Fanne 4 pezzi. Ritaglia anche un quadrato di 15 cm di lato. Fai un buco al centro del quadrato della misura di un portalampade. Ricopri i pezzi con della stagnola leggermente stropicciata e incollacela sopra. Congiungi tutti i pezzi per fare una piramide. Metti il quadrato in cima. Dipingi l'esterno di nero. Metti un portalampade con una lampadina.
Attacca della carta velina alla base, questo diffonderà la luce. Attaccali con del nastro trasparente. Il tuo softbox fatto in casa è pronto. Accendi la luce e scatta foto proprio come in uno studio vero. Questa apparecchiatura per la luce renderà le vostre foto professionali. Ti sono piaciuti i trucchi di fotografia da provare a casa? Allora commenta e dici quale non hai resistito di provare. Incollarti dei labbroni, schizzar fuori dalla tazza o costruirti il tuo softbox personale. Inoltre schiaccia il pulsante iscriviti, metti un like e clicca sulla campana. Non perdete nuove idee per migliorare le foto di WoWAmotion.